Prendete anche voi vostro fratello e lavatevi. Tornate da quell'uomo e il Dio Onnipotente vi faccia trovare grazia davanti a quell'uomo, così che egli vi rilasci l'altro vostro fratello e Beniamino. Quanto a me, se devo essere privato dei miei figli, che lo sia. Giacobbe non vuole mandare Beniamino, il figlio più piccolo, in Egitto, e solo ora i figli comprendono il padre e sembrano appoggiare Beniamino come figlio preferito. Per paura di perdere anche Beniamino, oltre ad aver già perso Giuseppe, Giacobbe sgrida i suoi figli per aver detto che avevano un altro fratello a casa e Giuda interviene. Giuda l'antagonista ora inizia a diventare Giuda il co-eroe. Si rende garante con il padre della sicurezza di Beniamino. Questo non è lo stesso Giuda che abbiamo visto nei capitoli precedenti complottare per ottenere potere nella famiglia. Quel Giuda che vendette il figlio preferito per cercare di ottenere un vantaggio per sé, quel Giuda egoista, affamato di potere avido, ora quello stesso Giuda non è più egoista e immorale. Offre di sacrificarsi per salvare Beniamino. Giuseppe, al loro arrivo, mette alla prova la gelosia dei fratelli verso Beniamino, dandogli più doni, più cibo, e non nota alcun segno di gelosia. Giuseppe vede che i fratelli non sono più gli uomini pericolosi che conosceva anni prima e si rivela a loro. Essi hanno riconosciuto liberamente la propria colpa e sono uomini trasformati. Il cambiamento di Giuda ci dà la speranza che non siamo obbligati a essere intrappolati in modi di vivere sbagliati, egoisti e distruttivi. Se Dio può portare Giuda al cambiamento, certamente può fare cose altrettanto radicali con te e con me. Questa trasformazione morale, incluso il suo nuovo senso di sacrificio, fa finire Giuda come coeroe con Giuseppe, ed è Giuda, non il perfetto Giuseppe, che sarebbe diventato un antenato di Cristo. La buona notizia è che Dio riceve anche i malevoli Giuda nella sua casata, ma non lascia che restino così. La grazia di Dio trasforma i più incalliti peccatori in santi con spirito di sacrificio. Stai vivendo un momento difficile, hai sensi di colpa che ti suggeriscono di non meritare l'amore di Dio? Non è vero. Non permettere a Satana di portare a termine il suo piano terribile. Tu sei prezioso agli occhi di Dio, che è pronto ad accoglierti e darti un'altra possibilità. Fidati di lui, guarda cosa ha fatto con Giuda e afferra la sua mano. C'è un posto anche per te nel suo regno. Che Dio ti benedica e passa una buona giornata.